se le vulcane qua, spezie qua, un po' più giù. Che non lo so. Forse qua, la geografia. Dove cazzo fa? È la Tunisia. Sì, ma io guarda sto qua. Così. No, ma sta salutando lui, l'assessore ci inizia. Con la FIAB, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta di Saronno, che ha organizzato con i propri volontari alla piazza del mercato, la cosiddetta Piazza Rossa, delle pedalate per insegnare alle signore, principalmente extracomunitarie, e ai bambini a andare in bicicletta. Gente che non ha mai pedalato in vita sua ha imparato, ne ha fatto un'edizione a primavera, un'edizione adesso, una ventina di persone hanno imparato ad andare in bicicletta. La bicicletta è lo strumento, bambini, e per eccellenza della mobilità sostenibile, perché uno va in giro, fa sport, quindi è salute, non inquina, non occupa spazio o meno lo spazio, ci stanno 20 biciclette nello spazio di un'automobile, e non fa rumore, non crea di solito pericoli e rischi per gli altri. L'importante è stare attenti, non fare le impennate che poi cadete, magari vi rompete i denti, non andare sotto i portici a manetta perché sotto i portici si va a piedi, e seguire le regole del codice della strada. Il vigile Ciro vi spiegherà, sono anni che lo fa insieme ai suoi colleghi, in questo percorso sicuro nel parco salvo d'acquisto, che ha la segnaletica, degli stop, dare la precedenza e quant'altro, come si va sicuro in bicicletta rispettando le regole del codice della strada. Concludo dicendo, più che altro ai genitori, non so se siete interessati voi, domenica, tra le tante cose, alle 9 di mattina, partenza da Piazza della Libertà, c'è la prima pedalata del Cammino Montiano. Il cammino che è organizzato assieme dall'Istituto Padre Monti, dal Comune di Saronno, Ceriano Laghetto e Bovisio e altri, Cogliate e così via, per fare il percorso da Saronno a Bovisio e ritorno, perché Padre Monti è nato a Bovisio Masciago, poi è venuto a Saronno dove ha aperto il suo istituto, dove accoglieva gli orfani, insegnava loro lavoro, è morto ed è sepolto qua. E quindi sarà la prima edizione di questa pedalata del Cammino Montiano. Poi da Legnano c'è una pedalata con biciclette storiche Legnano, perché domenica 18 si chiama Legnano Day, e verranno da Legnano, partenza dal castello a Saronno e ritorno. Ci sarà l'esposizione di Legnano d'epoca, tra cui una Legnano con cui Bartali ha vinto il Giro di Svizzera nel 1946. Il pomeriggio ci sarà una narrazione sulla vita sportiva, personale, le cose che ha fatto di Bartali. Poi un attore impersonerà Luigi Malabrocca, che era la maglia nera, una delle maglie nere del Giro d'Italia degli anni 50, che faceva di tutto per arrivare ultimo, perché cosa assurda, in quegli anni chi arrivava ultimo guadagnava più soldi, non dico di chi vinceva, ma di chi andava meglio. Quindi questo signore si nascondeva sotto i ponti, sbagliava il percorso e arrivava con mezz'ora, 40 minuti, sempre meno del tempo massimo per essere squalificato, quindi faceva tutti gli studi. Poi ci sarà un incontro, intervista con l'ex campione del mondo due volte Gianni Bugno, con Alberto Volpi, che è stato un campione di Saronno, attualmente direttore sportivo della Bahrain, e con Marco Cattaneo di Rovellasca, che è stato campione italiano in seguimento qualche anno fa. E parleremo sia di sport, delle gare che hanno fatto, di come è cambiato il ciclismo degli anni 80-90 a oggi, e di quali sono le prospettive di sviluppo, e loro stanno lavorando per questo, come il sottoscritto che lo fa da anni, perché ci sia più gente che va in bicicletta e meno gente che va in macchina, per la salute e la sicurezza. Io ho finito, ringrazio i genitori e soprattutto i bambini e i ragazzi per essere presenti, e lascio bambini al vigile Ciro, insieme ai suoi colleghi darà le spiegazioni, le istruzioni, e vi accompagnerà in questo giro in sicurezza. Grazie. Riusciamo a farlo un cerchio? No. Uno accanto a proprio la bici, facciamo un cerchio tutti quanti assieme, dai.
Magari scendete dalla bici e vi mettete accanto alla bicicletta. È troppo difficile. No, dai, cos'è difficile? Che classe fate? La quinta? Prima. Terza. Elementare. Sì. Potete stare lì, potete lì sotto, così. Qui potete mettervi, ragazzi. Visto che siamo contenti. Bene. Siamo qua con la Giovanna e anche Umberto. Magari impariamo due regoline su come bisogna comportarsi quando si circola sulla strada con la bicicletta. Quali sono gli elementi che deve avere una bicicletta per poter circolare in strada. E poi proviamo il percorso. Questo è un percorso, un campo scuola abbastanza conosciuto anche negli altri comuni. Vengono pure da fuori per fare il campo scuola sull'educazione stradale nel comune di Saronno. Però prima di iniziare a fare la nostra lezione, e visto che siamo così contenti, fuori ci abbiamo finito le vacanze, abbiamo ripreso la scuola, io direi che possiamo alzare la mano destra. Sappiamo tutti qual è la mano destra? Sì, però tranquillo. Bene, alziamo la mano sinistra, tutti quanti assieme, uniamo il dito pollice col dito indice. In un momento di rilassamento completo da parte di tutti quanti, prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media, anche i genitori ovviamente, no, perché rischierebbe di far cadere la bimba. Tutti quanti insieme ci rilassiamo. Ci rilassiamoci un pochettino di più. Ora ci vogliamo rilassare, sì o no? No! Finalmente! Adesso possiamo rilassarci. Ciao bro! Un volontà! Che cosa deve avere una bicicletta per poter circolare? Oltre le ruote e il sellino, è importante che la bicicletta abbia montato il campanello. Secondo voi perché è importante aver montato? Basta! Secondo voi perché è importante aver montato il campanello? Bravissimo, un applauso a Gloria, un applauso a Gloria. Perché il campanello ci aiuta a avvisare gli altri utenti della strada che ci siamo anche noi, che stiamo arrivando anche noi. Il campanello è obbligatorio averlo montato sulla vostra bicicletta. Oltre al campanello, cosa bisogna avere? I freni. I freni, sia quello davanti che quello di... Un applauso ad Arianna per la collaborazione, grazie Arianna. Bisogna avere i freni devono funzionare, i freni devono essere efficienti. Efficienti non è una parolaccia, efficiente significa che devono funzionare, sia quello davanti che quello dietro. Il freno dove si trova sulla bicicletta? Dove è posizionato? Sul manubrio. Bravissimo Riccardo, un applauso a Riccardo. È Pietro. Hai cambiato il nome? Sì. Ma non ti chiamavi Riccardo? Scusami Pietro. Dove è posizionato? Ah, c'è il manubrio. Vediamo anche quello allora. E dove è posizionato? Il freno è posizionato sul manubrio. Davanti e dietro. Come funziona lo sapete tutti quanti, si schiaccia la leva, schiacciamo la leva e due tamburini che si trovano vicino al centro della ruota stringono la... Bravissimo, grande, complimenti, sei scoperto. Bravissimo, un applauso ad Alessandro che ha fatto questo video. Questi due tamburini fanno sì che una volta che voi schiacciate la leva si stringono, si avvicinano al cerchio e la ruota si ferma. Ovviamente il consiglio qual è? È quello di frenare sempre con la ruota di dietro, frenare in maniera graduale, quindi piano piano si schiaccia la leva in modo tale che non facciamo la sgommata, giusto, no? Come si dice? Non inchiodiamo. Oh, fate un altro applauso a Alessandro, bravissimo! In modo tale che non inchiodiamo, quindi freniamo sempre con il freno di dietro. Abbiamo detto campanello, freni. Sarebbe opportuno avere le luci, la luce che deve essere di colore bianco davanti e dietro di colore rosso. Se avete i catadiotri
cata di otto, che non è una parolaccia, anche questo, come peceti, che sono questi qua che ha dietro, anche questi vanno bene, però è obbligatorio avere le luci, bianco davanti e rosso di dietro, bianco davanti e rosso di dietro. Abbiamo visto, allora cos'è? Freno, campanello, che devono funzionare, e le luci. In bicicletta, vabbè, bene o male sapete tutti andare, perché se siete fatti, sapete. Però c'è il codice della strada che dice dove devono circolare le biciclette e dove devono andare le biciclette. Tutto a posto? Allora, dove devono circolare le biciclette? Però prima di sapere dove devono circolare, sappiamo che sulla strada ci sono dei cartelli. I cartelli, fate un applauso a Mattia per la collaborazione. Allora, abbiamo, sulla strada ci sono dei cartelli. I cartelli, li avete visti? I cartelli che sono sulla strada vogliono dirci qualcosa, in base alla forma di colore che hanno ci dicono che cosa possiamo o non possiamo fare. I cartelli hanno forma rotonda e triangolare. Il cartello di forma rotonda, facciamo un coro più bello all'unisono, se no rotonda. I cartelli di forma rotonda hanno due colori, sono o con il bordo di colore rosso o sono di colore bianco. Sono di colore, che adesso è? No, bisogna andare a fare una visita agli occhi. Allora, il cartello col bordo di colore rosso è un cartello di divieto. È un cartello di divieto. Divieto! Cioè, qualcosa che non possiamo fare. Giusto? Qualcosa che non si può fare. Il cartello rotondo, ma se mangia così non è rosso, no, rotondo, di colore rotondo, di colore rotondo, di colore blu, rotondo. Un cartello di obbligo, cioè qualcosa che, no, di obbligo e basta, cioè qualcosa che bisogna fare per forza. È un cartello di pericolo. Il cartello triangolare col bordo rosso e la punta di volta verso l'alto è un cartello di pericolo, quindi ci dice attenzione. Poi all'interno del cartello triangolare c'è un disegno, esatto, con scritto il pericolo. A seconda del disegno che c'è dentro il cartello ci dice dovete fare attenzione a questa cosa. Pericolo c'è il cartello, quello triangolare, il bordo.